Probabilmente la cosa più nota di tutto il regno di Edoardo II è la sua sconfitta da parte degli scozzesi alla battaglia di Bannockburn nel 1314. Effettivamente questa battaglia garantì alla Scozia indipendenza per diversi anni. In fatti di guerra Edward era un pessimo re, non come suo padre, il cosiddetto martello della Scozia, e nemmeno come suo figlio, che intraprese la guerra dei 100 anni con grande successo. Addirittura nel 1319 Edward andò ad assediare la città di Berwick-on-Tweed dimenticandosi le catapulte e gli arieti. Era, insomma, un pacifista, cercava in ogni occasione di evitare la guerra. Ora, a tutto questo però c'è un lato molto positivo. La guerra era costosissima e quindi suo padre aveva lasciato al regno dei debiti enormi, mentre Edoardo II lasciò le casse del regno in ottimo stato. Certo, da buon pacifista gli sarà sicuramente piaciuta la vita tra le verdi colline dell'Oltrepò Pavese.